L'uomo da uccidere è un certo Luca Canali, un magnaccia di Milano. È stato picciotto nella famiglia di Don Vito Tressoldi, ma non valeva granché. Infatti Don Vito dopo un anno o due l'ha scaricato. Ed è finito nella bassa prostituzione. Ora ha tentato il colpo gobbo. Voi dovete ucciderlo in malo modo, platealmente, in maniera che tutta Milano ne parli. L'Italia intera ne parli. Si deve sapere che due americani sono venuti da New York, hanno cercato Luca Canali, lo hanno trovato e lo hanno schiacciato come un pidocchio. Che siete stati a Milano. L'avete fatta da padroni e siete ripartiti. Devono assolutamente sapere che chi sgarra non ha scampo. E che New York stessa ci pensa e si incarica di collargli il piombo in bocca. Questo è il nostro uomo a Milano, Luca Canali. Ehi, Luca! Il barone e Peppaniel si stanno litigando. Vieni. Scusami, cara. Io te lo faccio rossa così. E io te lo faccio così. Oh. Nella mia zona, signore l'età. Nando lecca saponi, eh? Baciamo le mani, picciotti. Baciamo. È soggetto a sverimenti. Pappanoccio, su, bello. Milan on the line, sir. Oh, thanks. Hello? Hello? Oh, Damiano. Yes, tell me. Right. Ci sarà sempre un aereo, dopo che l'avrete ucciso, ad aspettarvi a un aeroporto privato di Milano. Vi condurrà in Svizzera. Il nostro ultimo carico di eroina, 3 miliardi di merce, non è arrivato. Hanno fatto finta di caricarlo a Milano e se lo sono fottuto. È uno sgarro molto grave. Gli amici dell'Interpol mi hanno messo la pulce nell'orecchio. La stessa merce è stata venduta altrove. Venduta, non sequestrata. Chi ci ha fregati è un uomo che comincia a diventare potente, ma bisogna evitargli di crescere ancora. Dobbiamo fare il possibile per costringerlo a tradirsi. Ma potrebbe anche non essere necessario, visto che l'informazione è esatta. Ah, non voglio che venga ucciso in un posto qualsiasi. Preferirei a una prima della Scala e che poi venga impiccato sulla Madonnina. Occorre un'esecuzione spettacolare. Naturalmente, i nostri amici di Milano non si sono accorti che tra loro c'è un traditore. Io non ne ho fatto parola con Tressoldi. Preferisco che ve ne occupiate voi. Tressoldi potrebbe non gradire che siamo noi di qui ad agire a Milano. Se Tressoldi non sa badare alla sua gente, glielo insegniamo noi. Chiederete la sua collaborazione a Milano. Andrete da lui per prima cosa. È lui che vi deve consegnare Luca Canali. Ma siete voi che dovete scannarlo. Gli italiani hanno in mente uno strano tipo di gangster. Lo vedono proprio esattamente come voi. E voi dovete vestirvi e muovervi come gangster. Bevete molto, date grosse mance, mettete i piedi sui tavoli. In Italia questo non lo sopportano. Dovete comportarvi, insomma, in modo da far capire a tutti quello che siete.
Per questo vi ho scelto. It's for you, sir. Thanks. Qui c'è tutto. Tutto quello che vi occorre. In albergo vi aspetta una donna, non sa niente dell'operazione. Vi guiderà nella città. Ho scelto voi perché lui ha fatto la guerra in Italia. E me perché sono figlio di italiani. Appunto. E perché tutti e due parlate italiano. Ciao, ciao, bambine. Commendatore. La conosce? La conosco, eppure la biondina conosco. Lo fa tutte quante minorenni. Tutte mignorenni, vuoi dire? 100.000 a seduta, metti 5 sedute a settimana, sono 20 al mese. Quanto fa, lo sai? Fa 2 milioni fa. Come lavoro minorile non c'è male, e senza riposi settimanali. Queste stronzette non si riposano mai, e con gli straordinari, figurati quanto vanno a guadagnare. Oh, guardi chi c'è, Miss Kenneth. Miss Kenneth è arrivata ieri sera, e già devo ordinare un'altra caffa di GMB. Oh, ma è poor black baby. Your mother is very bad. Damn these big dogs. They cook for you, my little baby. A drink, please. This is a poodle, is true? Are you Swedish? Oh, no. Oh, no. Oh. Arrivederci. Goodbye. Arrivederci. Buongiorno. Sono Eva Lalli a disposizione. Mr. David Catania. Catania, sì. I vostri passaporti, prego. Grazie. L'appartamento prenotato dalla West Lionel Import, ecco i passaporti di Mr. David Catania e di Mr. Frank Webster. Se vogliono salire. Certo, Eva.
Hello? How are those two men Swedish? Ma qui siamo a Milano, siamo mica a Stoccolma, sa, signora Kennedy. Milan? Oh, we're in Italy, honey. We can drink vino. Ghiaccio? No, non bevo alcol. Thank you. E tu non bevi qualcosa? No, grazie. Ho già bevuto abbastanza giù al bar. Well, alla nostra. E alla mia. Lui è astemio. Mister Catania, io me ne vado. Ditemi soltanto quando debbo tornare e sarò puntualissima. E smettila con questo signor Catania. Mi chiamo David e basta. E lui chiamalo Frank. Va bene. C'è una Pontiac in garage, Milano K756189 a vostra disposizione. Per il resto, qualunque cosa vi occorra, conosco mezza Milano. Che fai, te ne vai? Non è che io debba andare. Ve l'ho detto, potete disporre di me 24 ore su 24. Se volete, posso aspettarvi nella hall. Il tempo necessario per cambiarmi. Pure io mi sto cambiando. Appunto, volevo aspettare giù per non vederti cambiare le mutande. Well, che dicevamo? Tu conosci mezza Milano e nella mezza Milano non c'è per caso un certo Luca Canali. Non l'ho mai sentito nominare, Luca Canali. Deve essere nell'altra metà. Non deve essere uno che conta. No, non conta. È un magnaccio, un papa, un... come si dice in francese? Macron. Oh, sì, Macron, ecco. Sai, vorrei rivederlo. Dove possiamo trovarlo? Beh, così proprio non saprei. Forse è possibile al Four Stars. Tipi come quelli li trovi sempre là. Ci sono un sacco di belle donnine. Bone? Bone. Perfetto! A più tardi, Mr. Catania. Oh, sorry, David. Frank. Ciao. Ehi, Frank, mica male la Eva. Tu credi che ci stia? David, stammi bene a sentire, David. Non voglio che ti attacchi alla prima gonna che ti capita. Siamo venuti a Milano per lavorare, per vedere Don Vito Tre Soldi. Ok. Ok, Don Vito Tre Soldi ci aspetta. Non mi devo attaccare alla prima gonna che mi capita. Siamo venuti a Milano per lavorare. Ma a Milano si vive anche, io dove sto vivo. Rita! Papà, ciao, sono qui, papà! Ciao, piccolina. Come stai, piccolina? Stai bene, sì? Come bene, detto? Papà, perché? La mamma non ti ha detto che ora sto bene? Sì, che me l'ha detto che stai bene. Che cosa mi hai portato? Ah, ti ho portato una cosa bellissima, una cosa molto bella. Fammi vedere. Ma adesso lo guardi da te, però, eh? Sì, papà, sì. Ciao. Ciao. Oggi è giovedì. È il giovedì di visita, vero? Sì. Ha la visita di controllo del medico. Ma adesso sta molto meglio, fa ginnastica. L'ho vinto a una lotteria a Luna Park. Ieri sera. E ho pensato che a Rita avrebbe fatto piacere. Già. È bello, è molto bello. Grazie, papà. Accettali. Sono per le cure della bambina. Grazie. Serviranno per il medico. Grazie. Grazie a te di averli accettati. Ma cosa hai fatto? Hai ripreso a fumare? Una ogni tanto. Lucia, perché non mi permetti di aiutarvi sempre? Non dirlo più. Lo ripeterò sempre. Devi dimenticarci, Luca. La bambina si fa grande.
Non deve sapere il mestiere che fai. Papà, guarda! Cammina, cammina da solo! Gioca con me! Ehi, Doug, come mai senza museruola? Da Nuova York mi dicono che siete a posto. Dicono che voi dovete dirmi perché vi siete scomodati. Adesso siete qui e... Beh, io di solito non sono curioso, ma oggi lo sono. Sentiamo allora. Cosa potete fare voi a Milano che non possa fare io? Eh? Vogliamo Luca Canali. Mi pare che hai uno che tiene le femmine a Parco Lambro. Non ne sono sicuro, ma qualcuno dei ragazzi lo conosce certamente. Va bene, noi ve lo incartiamo e ve lo mettiamo a disposizione. Mister Canali, lo vogliamo vivo. Ah, lo volete vivo, il Mister Canali. E chi ha parlato di sprecare una pallottola per un magnaccio? Ha fatto bene il corso a non chiamarmi direttamente... e a non farmi sapere il motivo. È una cosa di niente. Adesso andate a divertirvi, eh? E domani noi vi diamo questo Mister Canali vivo, eh? Ok. La prossima volta ti porto un osso. Vaffanculo. È la prima volta che il corso manda gente qui da Nuova York. E con la scusa del magnaccio di Parco Lambro. Corso non è un fesso. Forse ha capito. Damiano, la cosa puzza. Salve, signorina. Se viene Luca Canali, per piacere, gli dica che ci sono due americani che lo aspettano a quel tavolo. Un'altra cosa. Sa se Luca Canali viene qui questa sera? Ma, credo di sì. Non si dimentica. Oh, ma non doveva. Grazie. Una Carlo? Chi era quel bel fusto d'oltreoceano? Mi hai chiamato. Qui viene un certo Luca Canali. Luca? Mm-hmm. Sì, ci viene, ma non sempre. Lo conosci? Sì, che lo conosco. E com'è? Tiene la bellezza nei capelli, come Sansone, tutti neri. Cameriere? Sì, chi è questo stronzo che mi ha chiamato? La inviti qua, quella. Quella quale? Quella con la parrucca azzurra. Ah, sì, vuoi dire Trini? Sì, Trini. Avanti, falla venire qua. Beh, posso chiederglielo se vuoi, ma non è il tipo che fa queste cose.
Non è un'altra Nesa? No, per carità. Allora è una batona. Ma no, Trini una battona, è solo una contestatrice. Non mi è mai piaciuta la gente che contesta. Wells, dille che le do 100.000 lire se beve qualcosa con noi e viene a contestare qua. Ci provo. Dici che viene? Sono sicurissimo che viene. È difficile trovare chi offre 100.000 lire per bere qualcosa. Stronzi così ce ne sono pochi. Me le dai subito le 100.000? Pago sempre prima. Sigaretta? No, grazie. Ho mandato la mia amica a comprare da fumare. Ehi, un momento, ma che fai? Dove ti sei seduta? Ti ho vista prima io. Non è vero. Sono io che ti ho visto per prima e ti ho detto subito che non ci stavo. Conosci Luca Canale? Sì, lo conosco, Luca. Se cerchi donne, lui te le trova. Tanto con me non si combina niente. Viene qui? Non credo, raramente. Qui non lo fanno lavorare. Non lo vedo da 20 anni, sai com'è. Uno di qua, uno di là. Chissà che fine ha fatto. Me lo sono chiesto anch'io. È da parecchio tempo che non lo vedo. C'è un locale dove possiamo trovare Luca Canale? Se me le offrivi tu, le 100.000 lire non le prendevo. E se ti avessi visto prima, correvo io da te. Che dici? Andiamo a letto? Non ne ho voglia. Questo posto è il Four Stars, vero? Qual è il locale che frequenta Canali? Non lo fanno lavorare nei locali. E dove possiamo trovarlo? Facciamo un patto. Bene, Luca lavora nella zona di Parco Lambro. Ciao. Qua quando c'è la partita di calcio in televisione le fidanzate nostre non fanno una lira. Guarda, guarda. Ma perché chi lo spaccimme mai che sono giù guai a piazza, tu rischia chi lo rischia perché ti rischia. Qui si deve chiudere la televisione. Quanto vuoi per fare l'amore? 10.000 per ragazzuolo. 10.000? Tu quanto vuoi? 10.000? Tu? Io invece. Te ne do 5.000 a te, caro. Te ne va a fanculo, va. Ma va a fanculo tu. Ma senti, va bene, che roba, roba da matti. Me le voglio a me! Senti, dallo! Serve Luca Canale! Vuoi anche tu compagnia, bambina? Ma vai al diavolo! Fatti! Ecco! Ora! Mi serve di parlare con Luca Canale! Lo avete visto? Ecco! Ce n'è per tutte! Metti qua dentro, qua dentro! Vieni! Questo è per te! E questo è per te! Forza, ragazze! Forza! Tito, te facciamo stelle e strisce. Well, non litighiamo, boys. Non litighiamo, non è il caso. Mamma cacchi de mors! Ok. Ok. Oh. Oh! Attenzione!
Buongiorno, Don Luca. Luca, baciamo la mano. Luca, Don Vito Tre Soldi ti vuole vedere. Vuole me? Ehi! E che vuole da uno come me, Don Vito? Sei diventato importante. Sei diventato internazionale. Vengono papine dall'America per te. Vieni, vieni. Sali. In che posso servirlo a Don Vito? Tu non servi. Ma dove andiamo, eh? Stai silenzio. Ti faccio un segno quando puoi parlare. Ma vi sembra questo il modo di trattare? Attenta a quello che sputi se non vuoi che sia sangue. Telefono, Fambres. Sì, è con noi alla falegnameria. Potete venire. Aspettiamo qua. Va bene. A che serve tutto questo legno a fare cassa da morto? Ho fatto una semplice domanda. E ti darò una risposta semplice. Dell'impero. Ci sono due americani lì da voi. Sì, sì, due americani, uno bianco e uno nero. Sì, sì, va bene. Aspetto, sì. Hello. Volete Luca Canale? Venite subito al 6° chilometro sulla strada di Monza. C'è una falegnameria. Lì lo troverete.
Ma troverete anche... Don Vito c'è soldi, cirio! Frank, let's go. Torniamo presto. Siete fatti sfuggire, picciotti. Vi devo spiegare, fatemi parlare. Dico. L'uccellino ha preso il volo. E adesso vola. E chissà dove sta volando. Non volerà lontano. È tre soldi che te lo dice. Sta sicuro che entro stasera avrà finito di volare. Dai da mangiare a stronzi. È solo le merde se circondano di stronzi. Ricordati con chi stai parlando, Pinocchio. Non me lo sono scordato, non l'ho mai saputo. Chi sei? Con tutto il rispetto siamo venuti a renderti omaggio. Ma vi avevamo detto che volevamo Luca Canali. E voi avete detto... Non dovete disturbarvi, ve lo diamo incartato. A chi sapete voi, questo non piacerà, mister Tre Soldi. I ragazzi hanno i segni in faccia, i vostri e quelli di Luca Canali, ma quelli sono segni che passano. E quando i segni passano, anche la paura passa. E la paura deve restare, per sempre deve restare. E adesso ditelo a tutti i vostri ragazzi, mister Tre Soldi. E ricordate, siamo venuti a Milano con intenzioni serie. Voi lo sapete. Fate che lo sappiano anche gli altri. Mamma mia, bello! Ah! No, cavolo! Ah! Le mie intenzioni sono più serie delle vostre. Potete dirlo a chi di dovere. Canto. Ma come? Sei ancora a Milano? Ma lo sai che ti stanno cercando? Anche a casa sono venuti. Dove mi posso nascondere? E a me lo domandi. Io credevo che fossi già in Sud America. Senti, tu mi devi dare una mano. Una mano? Ma quelli me la tagliano la mano, vaffanculo se te la do. Il braccio mi tagliano. Quelli me l'hanno anche detto. Cotte dissero, che volevano. Se sapevo dove stavi, mi hanno dato pure 500.000 lire. Visto che potevo essere la prima a rivederti. Io non ti denunzio. Io non ti ho visto, ma sparisci. Non m'anguaglia, sfaccim. Vattene. Non mi puoi mollare in questa maniera. Guarda che... io t'ho già mollato, bello mio. Quelli fanno sul serio. Io non voglio immischiarmi in questa faccenda. Se sanno che ti sto parlando, mi buttano vetri o non faccia. Oh, vattene, sparisci, parti.
Se rimani qua, sei cadavere tra poche ore. E ricordati che io glielo dico che tu mi hai costretta ad ascoltarti. Prima d'agge di te no, ma sta tranquillo. Che glielo dico perché io di te me ne fotto, me ne strafotto. Non sei nessuno, Luca Canali, nessuno. Prima mi stavi bene perché stavi bene pure a Don Vito Tre Soldi. Sei un cadavere, vatti a seppellire, hai capito? Vatti a progare. Ma chi sto che vuole da me? Io non tengo mica un negozio di bombe funebri. Don Vito vuol dire potenza. Don Vito vuol dire ricchezza. Tutti quanti ai suoi piedi stanno. È successo da queste parti? Sono venuto a cercarti gli uomini di Tre Soldi. Non so che cosa volevano, ma ci avevano certe facce che facevano paura solo a guardarli. Sanno che siamo amici, mi hanno torchiati e hanno detto che torneranno. Al bar ci stanno gli spioni. Tre Soldi l'ha messa all'ordine del giorno, lo sanno tutti quanti. Chi ha tue notizie si becca un sacco di soldi. Hai da nascondermi. Sarebbe meglio fuori Milano. Non ci arrivo. Un posto ce l'ho, a casa di Carmine. Speriamo che non sarà passata anche di lì. Lo sai dov'è? Lo so, hai armi? Mai avuto armi. Non sai dove posso trovarne, ma non dai soliti. Da Enrico, il garagista. Lui qualche pezzo ce l'ha, ma è caro però. Soldi ne ho, e quando te trovo a casa di Carmine? Presta, appena smonto dal lavoro vado lì. Ti saluto, a dopo. Ciao Luca. Ciao Enrico. Che hai da vendere una macchina? Stavolta ti faccio fare un vero affare, eh? Non sono venuto a vendere macchine, mi serve una pistola. Ma che ci fa un magnaccio con una pistola? Le donne sono una gran brutta cosa. Hai la grana? Ce l'ho. Forse è qualcosa che ti può servire. Aspettami di là. Ma tu le sai usare? Oh, guarda un po' che roba. Hai le pallottole, silenziatore. Ma Luca, te l'ho detto, ho tutto quello che vuoi. Prendi questa, questa è la Cobra, è piccola ma potente. Voglio questa. Questa qua. Ma me coglioni, proprio questa. Questa Scott ha già ammazzato. Quanto vuoi? Beh, per te che sei un amico, 200.000 lire. Va bene, dammi la pallottola. Che, non sei contento? Quanto volevi spendere? Quello che hai detto, prendimi una cinquantina di pallottole.
Va bene, te le prendo. Un momento, c'è gente. Scusa, e vengo subito. Allora, Rego, niente ci dovevi dire? Ma voi siete arrivati prima che vi avvisassi. Non ti vorremmo credere, ma ti crediamo lo stesso. Ma uno spione, per essere veramente un buono spione, deve essere uno spione veloce. State tranquilli, ha la pistola ma non ha le pallottole. E noi tranquilli siamo. Ma tu, compare, sei d'accordo con quello là? Ma non fa neanche un mestiere da uomini. È meglio garagista che magnaccia, no? Bravo, bravo figlio, vai, vai, noi entriamo dopo di te. Dammi retta, non far aspettare il tuo cliente. Allora io posso entrare? Vai pure. Va bene. Le pallottole. Adesso le prendo. Chi erano? Ma volevano sapere se posteggiavo ore. Hanno chiesto una strada, poi se ne sono andati. E invece siamo qua. Enrico è un po' bugiardo. E poi non telefona mai quando ha le visite. La pistola buttala, tanto non ti serve. Buttala! Enrico è furbo. Vende pistole senza colpi. Ti cerca Don Vito tre soldi. Non lo sapevi? Cammina. Amoninne, petoso! Abbassa la mano e non fare il buffone. Dammi la pallottola. Va bene, vieni. Sì, sì, sono morti. Eccolo. Ma come, l'altra pistola non la vuoi più? Non è detto che scotta. Quanta moina stai a fare, Luca? Ci sono 100 persone che ti cercano. E tutti, tutti sono stati avvisati. Perché? Don Vito ti vuole vivo. E a te lo voglio dire. Ha messo una taglia, un premio a chi ti porta da lui. E circola anche voce che lui farà da padrino a chi ti consegna. Ma io non ci credo personalmente, perché sarebbe un po' troppo, no? Grazie. E quei due là me li pianti qui, non te li porti via con te. Portali da Don Vito e fatti fare da padrino. Ti posso dare un consiglio? No. Quale di queste macchine è il pieno? Prendi quella. Quella al motore a posto. Se mi rivede, sono nato. Va bene, va bene. Arrivederci, Luca. Mi devi scusare, ma Don Vito è una persona di rispetto e tra te e lui sceglierò sempre lui. Che razza di presuntuoso è questo? Sono Luca Canali. Ho sentito che Don Vito mi vuole. Uè, Luca Canali. Ti sei messo a dare le botte. Il padrone ti sei messo a fare, eh? Dai e non ricevi, ricevi e non dai. Ti sei scordato che ci sono anch'io? Che dite, Don Vito? I vostri... Non mi hanno detto che eravate voi che mi volevate, se lo sapevo.
Ma tu lo sapevi chi erano, no? Una cosa è sapere chi sono e un'altra che vogliono. E loro non mi hanno detto niente, hanno alzato subito le mani. Lo so, lo so. Cafoni senza educazione sono. In ogni modo ho avuto il vostro numero e vi ho chiamato subito. Chiamato? E perché non sei venuto? Ti fanno male le scarpe, eh? Cosa... che cosa comandate da me, Don Vito? Vieni che ne parliamo. Io qua sto. E vieni subito che ho parecchie cose da fare. Un momento, Don Vito. Perdonatemi, scusate. Ditemi almeno qualche cosa di quello. Una donna si è lamentata per questioni di percentuali. Damiano ha l'arbiciato, tutto qua. Vieni che ne parliamo. Ma se si tratta soltanto di questo... Ti ho mandato a chiamare, non sei venuto. Fatti vedere. Scusati con i picciotti e poi parli con Damiano. E a me mi porti un bel bouquet di fiori. Va bene. Un momento, Don Vito. La mia donna mi ha scaricato non appena ha saputo che voi mi stavate cercando, eppure gli amici. E tu ti preoccupi per una zoccola e quattro fessi. Sì, ma che mi cercate lo sanno tutti quanti. Il mio desiderio è un ordine. Lo sai che mi vogliono tutti bene, eh? Ti aspetto, Luca Canali. Don Vito, e gli americani allora? Che cosa vogliono? Americani? Quali americani? Come, Don Vito? Quei due che sono venuti alla falegnameria, ricordate? Quelli che mi vanno cercando per tutta quanta la città. Dimmi una cosa, Luca. Come stanno tua moglie e tua figlia? Eh? Ho saputo che hai una bambina che fa le elementari. Fai bene a dare istruzione. Sei un uomo moderno. Oggi anche le donne debbono andare a scuola. Allora? Me li porti questi fiori? O li porti a qualcun altro? Per me fa lo stesso. Don Vito! Che cosa c'entrano mia moglie e mia figlia? Dove vuoi che sia? Senti, Lucia, valla a prendere e partire per qualche giorno, va bene? Ma dico, sei diventato matto. Io adesso mi licenzio e me ne vado. Dove, magari? Come faccio senza soldi? Vorrei sapere chi me li dà a me i soldi. Non ti preoccupare per quelle. I soldi delle tue donne mi fanno schifo. E tu che li prendi mi fai ancora più schifo. Non permetterti di offrirmene mai più. Lucia, per l'amor di Dio... Ascoltami, corri a prendere la bambina e partite subito. Ho trovato un conto aperto con Don Vito tre soldi. Ti giuro per il bene che voglia la bambina che non so di che si tratti. E perché non lo vai a pagare questo conto? Ti scongiuro, Luca. La tua vita adesso colpisce anche noi, vallo a pagare questo conto. Dio mio, non è servito a niente starti lontano. Vada Don Vito. Vada Don Vito! Sì, sì, ci andrò, ma adesso non c'è tempo, capisci? Corri alla scuola e partite! Tieni. No, no! Thank you.
Thank you.
Ah, sì? Ma, caro Tresoldi, voi non mi avevate detto che a Milano c'era della gente potente, oltre voi? Ah. Beh, ma se poi non ce la fate da solo, allora fatemelo subito sapere. Secondo me abbiamo sottovalutato questo Luca Canali. Non deve essere un uomo da niente, se è riuscito a fregarci già 3 volte. I nostri vanno per prenderlo vivo, a lui spara, te ne un grosso vantaggio. Ma per forza! Se tu mandi in giro i fessi, sì che lui ha un grosso vantaggio. Gli mandi addosso quello che fa James Bond. E l'altro, chi cacchio era? Ah! Dovete perdonare, Don Vito. Uno era Gustavino e l'altro era Piero Panunzio. La mamma mi pregò in ginocchio per farlo lavorare. Quando arrivano le preghiere di una madre, vuol dire che l'uomo non è buono! Damiano, le cose si sono imbrogliate. E non per caso. Canali, zitto, zitto, una guerra ha scatenato. Per Dio, essere messo in difetto da un uomo di casino. I conti non mi tornano. Che cosa vogliono gli americani veramente? Forse, forse il corso non ha digerito l'eroina che gli fregammo l'anno scorso. Voi dite che ha capito che siamo stati noi? Forse che sì, forse che no. Ma che vogliono veramente i due americani? Luca Canali! Ha! Come possono credere che abbia fatto un colpo da 3 miliardi questo pidocchioso? Bisogna ammazzare Canali e fare in modo che gli americani se ne tornino a casa. Lo volevano vivo, glielo daremo morto. Devono accontentarsi. Finché Canali era un nome soltanto, per Nuova York tutto funzionava. Ma se lo vedono, capiscono che siamo stati noi. E poi come si è messo Canali è capace di sparare agli americani. E se spara agli americani, il botto arriva sino a New York. La parola parlare è cancellata. Sparate a vista! Passo l'ordine. Canali è morto. È solo uno che cammina. Non vedate collera, Don Vito. Cammina soltanto. Mettetelo sottoterra. Ciao, Sri. Ciao. Dimmi, Eva, ma chi sono questi due? Che domanda? Come chi sono? Sì, rispondimi. Chi sono questi due? Due turisti americani. Ho detto chi sono, non chi sembrano. E chi sono? Secondo me sono due killer. Ciao.
Ah, sei tu, Luca. Ti stavo aspettando, entra. Sai, ho chiesto in giro, ma pare che nessuno ti ha cercato da queste parti. Stavo preparando qualcosa, se vuoi mangiare un boccone, non fare complimenti. Grazie. Nessuno ti vuole torcere un capello. Mi fai schifo, Nicola. Luke, tu ti sbagli. Tre soldi vuole solo vederti. Non c'è inganno. Stronzo imbecille! Hanno ammazzato mia moglie e la bambina! Va bene così, andiamo, Luca Canali. Un momento. Hanno ammazzato tua moglie e la bambina. Sta zitto, Nicola! Non dargli retta, incidente fu. L'hanno sfracellata sotto un'auto. Tre soldi me l'aveva detto che me l'ammazzavano! Siete dei brutti figli di puttana! Che c'entravano la moglie e la figlia? Voi non agite secondo le regole! E Don Vito Tressolde che l'ha ordinato! Non fare nome. Non nominare che non c'entra. Luca Canale, andiamo! Vivo o non vengo. Nicola, non fare il fesso! Becca! No! Successo, Luca. In questo momento ti posso dire tutto e ti dico che non lo so, non so niente di niente, ti dico. Quando ho visto la mia bambina morta, io, Nicola, ma tu che cosa c'entravi in tutto questo, Nicola, se io... Velocità e potenza. Receccone se n'è andato e mo chissà che cosa succede. Ehi, Bingo! Dica a te. Hai capito? Oh. Cosa vuoi? State nel corridoio! Gianluca Canali! Che cosa credi di aver fatto? Hai finito? Eh? Hai finito tutto questo rumore in casa mia? Voi mi avete detto di venire. Uè, Luca Canali. Veramente tu credi che tengo paura di morire? Eh no, non così. Io non morirò da fesso sparato da un uomo di casino come te. Sediamoci. E ragioniamo. Non so che cosa vogliono questi americani da te. Ma Mr. Corso è molto arrabbiato. Deve trattarsi di una cosa grossa. Una cosa grossa? E come posso entrarci io? Io sono soltanto un uomo di casino. Come hai detto tu.
E allora perché adesso ti stai cacando sotto per la paura? Poi, pidocchio, stai parlando a Don Vito Tressoldi. Non dimenticarlo. Il mio nome significa qualcosa. Tu cosa mi rappresenti? Zero. Eri zero anche per quella zoccola di tua moglie. Mia moglie non era una zoccola. Vuoi sapere perché stavi per essere fatto morto? Sì, santo Dio, sì, voglio sapere! Perché avete fatto ammazzare mia moglie, la mia bambina? Perché mi avete fatto braccare come una bestia? Perché mi avete fatto ammazzare tanta gente? Voglio sapere perché gli americani hanno fatto tutti questi chilometri per dare la caccia a un pedocchio come me. Ditemelo per l'amor del cielo, Don Vito, ditemelo! Va bene. Io ho fregato New York. Non ho più bisogno di loro. Prima o poi mi sarei messo per conto mio. Li ho fregati e ho dovuto dar loro un nome qualsiasi. E così gli avete dato il mio. Un pesce troppo piccolo per un boccone così grande. Io ti posso salvare. No, è troppo tardi. Non potete. Non dire a me quello che posso fare. Don Vito Tressoldi ha fatto trottare ministri e magistrati. Tu mi stai offrendo una tomba. È così? Beh, io non l'accetto. Sino a ieri tu strisciavi come un verme per entrare in questa casa, per potermi vedere. Io solo posso fermare i picciotti. Io solo posso mandare a casa gli americani. Gli americani non se ne vanno. E allora li mandiamo via insieme, eh? Fidati di me, sei un uomo di qualità. Adesso me ne rendo conto da come ti sei mosso. Come faceva uno come te a fare il ruffiano, io non l'ho mai capito. È troppo tardi. Ormai non potete fare niente. Ve l'ho già detto, Don Vito. A me la paura che mi ha fatto forte. Non è questo il momento di arrendersi. Non posso credere che vuoi diventare fesso dopo che sei stato così in gamba. Rifletti prima di uccidermi. Dimentica per un momento tua figlia. Gli americani non se ne vanno. E se queste se ne andassero, altre ne verrebbero. Domani, c'è un mese. C'è un anno. Voi questo lo sapete. Forse ho fatto un gioco troppo grosso anche per me. Non ho calcolato tutti i rischi, dando in pasto solo te. Ma anche tu hai giocato grosso. Pensi di cavartela con loro? Beh, non te la caverai. Finora ti è andata bene. Ma guarda le carte che adesso hai in mano. Non sono niente. Presto te ne pentirai. Io non sarò vivo in quel momento. Ma pensa a Don Vito allora. Adesso spara. E spara bene, Luca. Un colpo solo. No, no, spara in petto e guardami dritto negli occhi, Luca. Se sei l'uomo che credo, così devi fare. Sono Luca Canali. Era Don Vito Tressoldi che faceva il doppio gioco. E io l'ho ammazzato. Mister Canali? Dobbiamo vederci. Dove ci vediamo? Mi braccano. Per me è ancora pericoloso. È importante che ci vediamo. Al 25° chilometro verso Torino c'è un cimitero d'auto. Sarò là. Lo sapete dov'è?
Abbiamo chi ci porta, allora fra poco. Lei viene con noi. Fatti mettere avanti. Chiudigli la strada! Spara alle gomme! Thank you.
Where are you? Thank you.